capisco, grazie degli ospiti straordinari, meravigliosi. Nasce dalla collaborazione, delle tante collaborazioni fortunate con Sony, una collaborazione con Stefano Senardi, che ci aveva proposto questo progetto molto tempo fa. Questa è la prima di sette puntate di questo programma che si chiama 33 Giri Italian Master. E di una fortunata collaborazione anche con una casa di produzione che si chiama Accept, in questo caso con Ruggero Longoni che è il regista e con Edoardo Rossi che è l'autore, insieme ovviamente alla nostra redazione. Quello che cerchiamo di fare sempre ogni volta con SkyArte è quello di trovare una chiave, un punto di vista nuovo nel racconto delle varie discipline artistiche che trattiamo. Nel caso della musica, ovviamente esistevano già degli esempi piuttosto luminosi, documentari particolarmente brillanti. Noi abbiamo mescolato invece vari tentativi che abbiamo fatto, performance, ovviamente andare ad aprire le piste di un master al mixer. L'abbiamo già visto fare, ma mai con questa, secondo me, attenzione, cura, passione. Grazie anche a Maurizio Bianchiani e grazie a Ron, ovviamente, che ci hanno raccontato questa storia in maniera meravigliosa. Quindi si tratta, come dire, di una sorta di portato di esperienze che abbiamo già fatto in quanto canale e di una serie di incontri fortunati. È la prima di sette, è una sicuramente più riuscita, anche perché le altre sono in corso di lavorazione. Però è un approccio questo, appassionato, che, come dire, cerca di ricostruire storie, epoche e processi creativi, che è una delle cose che ci interessa di più, quindi siamo particolarmente orgogliosi di questa produzione. Inizia, andrà in onda il primo episodio, che è questo, domani, e poi proseguirà per altre 6 settimane. Grazie. E noi siamo qui 40 anni dopo, come avete visto, 40 anni dopo l'uscita di Com'è profondo il mare, e siamo qui per celebrarlo. Oggi è una giornata che dedichiamo interamente a Lucio, a questo disco. Lo celebriamo anche con una riedizione di questo disco che abbiamo curato in questi ultimi mesi, come ha detto anche Roberto, andando a ritrovare in archivio i vecchi nastri, andando a fare tutto un lavoro di restauro sul multitrack, ma anche sul master, e quindi rimasterizzando tutto con una definizione incredibile. E quindi usciamo con questo prodotto che è quindi in versione sia CD, ma soprattutto in versione vinile, che sarà quindi Come profondo il mare, come non l'avete mai ascoltato, perché veramente la qualità di questa edizione, di questa riedizione è incredibile. E siamo qui poi soprattutto anche per iniziare a celebrare Lucio, perché, come avete visto, Come profondo il mare è il disco del cambiamento della carriera di Lucio, il disco che agisce da trigger su tutto, no? Su tutti gli anni successivi, per cui inizia questo triennio con Lucio Dalla, che segna un passo, no? Della grandissima carriera di Lucio. E quindi noi oggi, per noi è un giorno proprio in cui inauguriamo questo triennio. Fra qualche mese, il 4 marzo il 2018, saranno esattamente 75 anni dalla nascita di Lucio, e quindi da poi il pezzo no, che lo rese più popolare. Però, tornando a Come profondo il mare, oggi qui abbiamo, più che parlarvene io, abbiamo dei testimoni e dei protagonisti incredibili di quel disco. Abbiamo Ron, abbiamo il discografico di Lucio, Michele Mondella. Abbiamo il produttore di quel disco e quello che noi amiamo dire il più grande produttore discografico italiano di sempre, Alessandro Colombini. E quindi io chiederei a John Vignola di portarci attraverso il racconto dei testimoni. Ti servirà un cabaret, sì. Allora, salve, sarò sintetico anche perché io non ho molto da dire perché all'epoca non c'era. Intanto chiamo con me appunto Ron. Se vuoi, perché qua ci sono delle seggiole, quindi, ecco, riempiamole.
Colombini, il produttore dei produttori, è appena stato definito giustamente, e il discografico Mondella con la Solena, che sì, ce la fai ad alzarti, devo chiamare un'arga, non lo so, adesso dici cos'eri tu, dai, non... Vabbè, però vieni che cominciamo già a fare il teatro dell'assurdo, lo vieni a dire qui. Bene, allora, no? Sì, se no lo ammazziamo subito. Riccardo, devi dire qualcosa? No? Allora, sì. Perfetto, quello con Luca, eccetera. Dai, Michele. Cominciamo già in maniera positiva. No, ma io non ti ho definito. Io. È l'ufficio stampa. Allora, Mondella fu l'ufficio stampa. Ecco, Mondella. Michele Mondella, volevo l'applauso. Storico ufficio stampa di Lucio Dalla. Se non ci fosse stato io. Esatto, partiamo. Sono stato per molti anni vicino a Lucio Dalla, come sono stato vicino a Lusatino, a tanti altri. E anche a me piace. Purtroppo Lucio Dalla non c'è più. Questo è il problema. Meno male che ci manca. Vorrei fare un applauso a parte che ci manca. Partiamo da questo, magari con Ron e poi andiamo avanti. Sì, non sono stato io a chiamare il discografico, lo giuro. Ma non direi. Vorrei partire da Ron e poi... Disco finito. Tu hai fatto tutto quello che succede dopo un disco, quando io... Lui era a farlo con me. Io te l'ho portato, ho fatto i crediti, ci ho messo grazie a lui per le cose che ha detto, ma c'erano anche sulla busta. Eravamo gente per bene. Bacchiava come si usa oggi dire. Quello l'ho fatto io e tu dici, sì, ma guarda che per il Pano Nicola alla fine di tutta qualche parte ci sono mai scritto. Ero lì. Io ero lì, c'era uno, aveva l'unione con Battisti, ma non è mai entrato nella numero uno di cui io ero socio, uno dei tre soci fondatori, e non è mai entrato, e però c'è un libro, allora tu non puoi. Anche qui c'è un libretto in questa riedizione dove c'è anche Alessandro che dice la sua, ci sono le canzoni, io volevo partire, poi adesso parliamo liberamente, io sparisco con piacere, proprio da questa cosa, a parte Melis che ha citato Michele, che è stato questo discografico veramente illuminato, che ha costretto un po' Dalla a tirare fuori quello che già da tempo aveva dentro. Nel documentario avete visto Senardi, ma anche Ron, citare questo Roberto Roversi, che è uno dei più grandi poeti di Bologna, un editore indipendente, lo è stato, certo, sì, lo è stato, ed è uno che si rifiuta addirittura di pubblicare per le grandi case editrici, che ha una sua libreria, insomma, che per darle una palestra di grande consapevolezza artistica. Lucio Dalla, prima di questo, era tante altre cose. E è bello anche quello che dice Bersani sui fiaschi, gli insuccessi che possono fare parte di una vita così vasta come quella di Dalla. Una sola cosa che io vorrei sottolineare, proprio su come è profondo il mare, nel 77 Lucio Dalla non era un cantautore come ce lo possiamo immaginare noi, era veramente uno spirito libero, un musicista che arriva anche a essere autore di se stesso proprio dopo un percorso musicale vastissimo. Metterlo dentro il novero dei cantautori come li immaginiamo noi è impoverirlo, perché questo è un disco proprio di musica totale, c'è il Dalla jazzista, il Dalla improvvisatore, il Dalla che pretende dai suoi musicisti delle cose che all'epoca erano anche difficili da raggiungere. Ognuno, come si diceva prima, da queste corde tirate, ispirate a Harvest di Neil Young, questo modo di suonare la chitarra, dà il suo contributo per un disco che all'epoca è innovativo, perché è vero che il 77 è anche l'anno, per esempio, di Aida di Rino Gaetano, ma è un momento cruciale, anche l'anno in cui poi, credo che sia il 77, l'anno di Burattino senza fili di Edoardo Bennato, no? Il 76, secondo me sì, comunque, è un anno in cui cambia, 76... 76 o 76, comunque è un anno in cui cambiano assolutamente le regole
di un certo modo di fare musica e dove la distinzione tra cantautori, rock, eccetera, un po' cade e dalla su questa delle responsabilità importantissime, no? Ma sì, Lucio non gli è mai fregato niente di essere un cantautore, di essere questo o quell'altro. Lucio era quello che era con molta semplicità, non ha mai fatto fatica a essere se stesso, Lucio. Per cui quando faceva una cosa la faceva con grande determinazione, perché ci credeva veramente, ma con grande libertà. Per cui lui è sempre stato uno che, sì, forse è entrato anche nel mondo dei cantautori, ma anche un po' per sbaglio, insomma. Sono d'accordissimo. Comunque è 77 quello che ti ho sentito finire. Posso? Te lo confermo, è uscito nel 77. Sì, è uscito, sì, ma siccome io quando li faccio devo stare in sala e non potevo stare in sala con tutti e due. Un anno di distanza. No, volevo fare una cosa che secondo me è una cosa molto importante e che riguarda quello che ha detto lui e che avrei detto io se infatti non l'ho sentito che l'ha detto, a proposito di Milis. Perché successe un fatto particolare. Loro, Roma, è sempre stato parte importante e attiva del gruppo di Lucio. È così, storicamente. Cioè, anche prima che ci fossi io, arrivassi io. Ma Milis, evidentemente, nei suoi reconditi percorsi, perché io ricevevo, io vi racconto, per cui vi devo raccontare come mai sono arrivato anch'io. Perché? Perché sono io lui lo conoscevo di vista, come ci si conosce fra produttori anche di fare altre cose, eccetera, eccetera. Ciao, Lucio. C'era un po' più perché l'avevo conosciuto prima, eccetera. La mattina, una mattina, io avevo fatto da una settimana un nuovo accordo per un'etichetta che si chiamava Spaghetti, che era la mia etichetta nuova. Dopo il numero uno, secondo incontro con me, sempre con me, no? Tutte e due. Allora, e a una settimana di distanza lui ci diede anche dei soldi per cominciare a fare i provini, capito? Quindi, perché avevamo degli artisti nuovi, buoni, eccetera. E io ero lì che lavoravo. Ricevo una telefonata alle 6 del mattino. Siccome allora non c'era quella fare che tu metti. E mi dice alcuni dovevano andare all'ingresso di casa, c'è arriva una telefonata di Milis che mi dice Sandro, tu devi venire giù, devi prenderti, vestirti e prendere il primo aereo che partiva alle 8. Forse erano del Caravan, attenzione, e io dico, ma no, Elio, ma io sto facendo le cose che mi hai dato a te, mi hai dato i soldi per farle, sono in sala, stiamo lavorando, eccetera. No, guarda, ho un problema, ho due problemi, il secondo non parlo per... con due artisti, insomma, alla fine mia. Così. Allora, io sono arrivato, ho visto primo l'altro e non te lo posso fare. Ma però questo qua me lo detto. E mi fece sentire la prima versione, che era il provino di Come profondo il mare. Provino che noi poi tagliamo. Feci fare un taglio su un nastro che era lungo da qui a lui, taglio, perché per riducemmo cosa? La canzone era abbastanza ovale, sì, scusate, e feci fare, ma però comunque questo non c'entra, questo è il fatto che successe dopo, quando andavamo ci conoscevamo, come andavamo in sala. La verità è che lui evidentemente voleva aggiungere al gruppo un produttore che stava nelle cose e nelle parole nuove, che erano fresche, no? Per darle era tutto nuovo, eccetera, eccetera.
che avesse anche un'esperienza personale e dei risultati su quella cosa lì. Io credo che lui mi abbia chiamato per questo fatto qua, sono convinto. Infatti io ho fatto poi quei famosi tre dischi più Banana Republic, di qua qui poi. E lui ha fatto tutto quello che è successo dopo. Cosa è successo dopo? Dopo ognuno di questi dischi, insomma. In che senso? Cosa hai fatto dopo? Con chi ho parlato? Con tanta gente. È difficile, ma ho deciso di non scrivere mai un libro. E quindi non credo che qui possa in 6-7 ore raccontarvi con chi ho parlato o quale sono state. Posso raccontare un fatto, ma non è legato a questi dischi, che io comunque ho amato moltissimo perché erano straordinari, questo lo sappiamo. E la cosa che voglio raccontare riguarda invece, perché è divertente, riguarda il disco di Lucio con Morandi. No, quello lì non è ricoinvolto, te, no, era coinvolto Malavasi. No, una volta, una mattina mi chiamo Lucio Dalla alle 6 di mattina, perché quelli erano gli orari migliori, anche di Melis, però Melis era un sardo, quindi un uomo con una tempra, quindi era più... Lucio era bolognese, ma anche lui rompeva i coglioni la mattina presto, questo era... o la notte, cioè se solitamente i comuni mortali dormono, per Dalla era una cosa che nessuno poteva permettersi più di tanto, diciamo la verità, guarda, giusto? Cioè più di 2-3 ore non potevi dormire, non ti autorizzava questo. Allora lui mi chiamò una mattina prestissimo, era il periodo in cui facemmo quel disco che si è di Lucio e Gianni, che ebbe un grandissimo successo, giusto? Dalla Morandi, e mi disse: senti, ma tu stai ancora dormendo? Dico, ma insomma, anche non ce l'avevo al muro, ma stava su un tavolinetto, perché sempre il telefono. Disse: devi fare una cosa, stasera c'è una partita, credo fossero campionati europei, Italia-Portogallo, insomma, e se vi ricordate era da poco che avevano fatto quel videoclip molto carino dove si vedeva Morandi che correva in pantaloncini anche con Lucio, vita, parliamo di vita. Dice: allora guarda, tu devi fare una cosa, devi andare in Rai e poi vai dal direttore e lo devi convincere a mettere in video per intero fra il primo e il secondo tempo della partita. Dice Lucio: io sai quanto ti voglio bene e quanto farei di tutto per ottenere questa cosa, ma mi sembra una richiesta eccessiva. No, questa cosa va fatta, perché questo è sicuramente quello che ci porterà poi a grande successo. Insomma, per farla breve, il direttore, prendendoci in giro, io e il direttore, che a quei tempi era Fuscagni, diciamo nome e cognome, Carlo Fuscagni, inutile, e non si poteva mandare in onda perché la Sipra avrebbe chiesto non so quanti milioni, perché diventava una pubblicità. Allora il gioco fu che fra questa complicità fra il direttore di Rai 1 e me, quello di mettere come sottopancia durante la proiezione di questo videoclip prossimamente su Rai 1 il concerto di Dalla Morandi. E niente, facemmo questa cosa assurda, poi andò anche in onda al concerto, ma non era mai successo nella storia, perché parliamo di anni prima del 90, credo che fosse. E questa la ricordo come una delle cose più straordinarie, ma cioè che non ho fatto io, ma che ha fatto Lucio.
perché lui in qualche modo mi ha talmente, come si dice, immesso questo virus, anche perché se non avessi fatto mi avrebbe ucciso. A parte le telefonate della giornata che furono oltre 100, e questo solo Rondo lo può confermare per sapere come andava la cosa, e niente, mi ricordo di questo particolare perché è rimasto praticamente non nella storia, ma insomma nel campo della promozione, credo che sia stato per quegli anni una delle cose più importanti che riuscivo a fare una volta. Per quello che riguarda i dischi di Dalla, cioè di cose da raccontare, Sandro, però, comincia te, ricordami. No, per io, mi ricordo, io mi posso ricordare che quando una cosa ha un... pensiamo, Banana Republic, dove lì ci fu, che Banana Republic ci fu, però era un mio artista, io avevo una etichetta, lui era un mio artista. Allora, c'è stato un momento di crisi, però è stata una crisi che credo, perché non ne ho mai sentito parlare e non ne ho parlato mai. Però adesso, passati 40 anni, come gli stati tirano fuori i segreti, anche il Vaticano, dopo 50 anni, allora tiro fuori anch'io. C'è stato un momento in cui la presenza di Ron nella cosa, da qualche parte, che non può essere misteriosa, era in dubbio, perché Ron si era conquistato, almeno parlo per me, che non lo sapevo, magari era già così prima, quando voi facevate i dischi insieme, prodotti da voi stessi, no? Ma da quando arrivai io, eravamo, io ero tanto con te, anche perché tu eri un mio artista, e lì io feci un'azione forte su Melis e dissi, ma come abbiamo fatto tutta questa cosa, tutta questa strada, abbiamo un uomo che può smorzare certi... Tu ti ricordi che io arrivavo a Rimini dove si provava Banana Republic di notte perché Francesco non voleva fare la tournée, sì, voleva scappare, ma telefonata, strano, allora dicevo, no, allora da Lucio, mi chiamava Lucio lì e mi diceva perché dice che il suono è brutto, e allora chiamava me con la Lem, il suono era quello che era, ma era il meglio del possibile di allora, no? Ecco. Qui c'è veramente da aprire uno scrigno con cose che... stiamo parlando solo del primo passo, no? Di come è profondo il mare, che è stato deflagrante, perché poi tu non hai fatto solo questo disco, ma come dicevi, quelli che sono la famosa trilogia più uno, Banana Republic. Senti, ma quanto Ron poi, anche suonando dal vivo eccetera, era esigente, quanto si poteva poi litigare con Lucio? C'era un limite in cui si litigava e un limite in cui invece tutto questo diventava... Era molto facile litigare. Però io vorrei, scusa, aggiungo una cosa e poi ti passo il microfono. Vorrei dire, io come Profondo il Mare e i primi due dischi con Lucio li ricordo come dischi di una felicità, di armonia, sì, l'hai sempre detto. Nella tua, io l'ho vista, non stamattina, l'ho vista. Guarda anche il microfono. Hai detto, cioè, perché eravamo come magicamente attratti ed emozionati nell'istante in cui cantavamo le parole che lui aveva, dico le parole, e di conseguenza usammo anche dei metodi nuovi sulle chitarre che tu hai appena accennato, poi dopo si potrebbe parlare delle tre chitarre. Facciamo il pomeriggio tranquillamente. Cui ci siamo divertiti a fare un disco, cosa che con i grandi artisti non è così scontato. Comunque, scusa. Era facile litigare con Lucio? Era facilissimo, perché Lucio pretendeva tantissimo, non è che accettasse tutto quello che gli arrivava. Sapete, le povere Baba Yaga costrette a parte le Baba Yaga, sì, che sono state frustate da Lucio di riportera. No, io mi ricordo di una grande litigata nello studio della RCA, dove
Lucio decise di fare una versione di You Got a Friend suonata col suo clarino e mi ricordo che si chiamò questo grande arrangiatore di archi che non mi ricordo come si chiamava, era inglese o americano eccetera. No, ma il problema non era lui, questo arrangiatore ero io, perché io You Got a Friend la suonavo da sempre, però probabilmente per Lucio non era suonata nel modo più appropriato per lui. Sì, aveva ragione, cioè doveva prendere un jazzista probabilmente, perché, capito? Perché io partecipai, a un certo punto non c'ero più. C'è ancora il mio nome di produzione, perché ero iniziato. Ma poi c'è stato... Era un Q-disc. Era un Q-disc, c'era il Q-disc, telefonami. Non era quello che si sarebbe voluto. Sì. Per te, né per me. Io questo l'ho scoperto dopo, preferisco. E come finisco? Mi cavolai tantissimo. No, io sto per andare via. Scemo, mettiti lì, suona, scemo sarai tu, non capisci nulla, ma io che... Sì, c'era il famoso mazzo di chiavi, no? Che ogni tanto volava. Sì, uomo lo zoccolo bianco della Scholz. Ancora peggio, forse ancora, non so quale sia più contundente. Cioè, qua si può andare avanti, avete capito, a lungo, ma sarebbe bello invece, visto che abbiamo dei pezzi di storia, tu sei sempre più rannicchiato però, dei pezzi di storia, esatto... però facciamo una cosa più on demand, visto che c'è il fiore del giornalismo, non solo musicale italiano, chiediamo a voi, ecco, ognuno ha quello che si merita, chiediamo a voi invece delle domande. Giordano. Però fatti sentire. Non ne ho sentito parlare qui nel filmato. Pare che poi questo disco venne trasferito allo Stone Castle di Carimate per rivedere alcuni brani che forse non si era soddisfatti, ecco. Potete spiegarlo? Sì, posso dire questo, è una cosa molto semplice. Io però ho già fatto, credo, 5 interviste, però te la dico. Noi cominciammo questo disco che già era stato iniziato, ecco perché dico italiano, perché c'era già il nastro, c'erano già e poi c'erano già anche gli archi di Cino, grande musicista, grande arrangiatore di archi. Allora, noi lavorammo in RCA, nello studio dell'RCA, credo per 15 giorni. Dopodiché, io che per caso, quel periodo con il signor Casetta, non so se qualcuno di voi sa chi è, ero amministratore delegato della Stone Castle Studio di Carimate, per cui dissi, ma c'è uno studio nuovo con tutto il bendilio, dice, mancano solo i Dolby, ma quelli li possiamo noleggiare. Per cui finì la sala di registrazione, RCA, perché arrivava un altro artista che aveva fissato la sala, e cominciò Carimate, dove poi abbiamo fatto gli altri dischi. Tante altre cose, però questa è questo quello che è successo. Sì, questa è quello che è successo. Questa è la storia. C'è la domanda di Enzo Gentile. Sì, non so chi mi possa rispondere, però io volevo capire se questa operazione è la prima di una serie, diciamo, postuma rispetto alla memoria di Lucio, e se qualcuno mi spiega o ci spiega cosa è avvenuto adesso rispetto all'eredità, ma soprattutto della gestione dei diritti del passato, degli eventuali inediti, insomma della memoria artistica, che diciamo è molto urgente, oltre naturalmente alla pubblicazione del disco, che non può rimanere isolata. Sì, è una cosa a cui risponde la discografica. Rispondo io. Allora, dal punto di vista dei diritti non è cambiato ovviamente nulla. E dal punto di vista del lavoro che andremo a fare, quindi fai un riferimento degli inediti, noi stiamo lavorando già da 2 anni su questo triennio con la Fondazione Lucio Dalla e con Pressing Line. In sala ci sono Daniele Caracchi e Marcello Balestra, che si sono nascosti ma sono qua, e con la Fondazione, con Pressing Line abbiamo buttato giù una timeline di lavoro. Questo, come ti avevo anticipato prima, è la prima di una serie di pubblicazioni, e gli inediti poi di volta in volta verranno evidentemente aggiunti ai vari prodotti.
Su questo prodotto, quindi anzi ringrazio sia Pressing Line che Fondazione, troverete un CD, un grandissimo performer, e quindi abbiamo voluto includere in questo prodotto un secondo CD con tutte versioni dal vivo, al di là del suo, diciamo, ruolo di studio, questi brani poi nel tempo. Ci saranno molti inediti, sì. Da qua a 3 anni. Alcune cose del periodo, alcune cose poi anche successive. Altre domande? Che periodo risalgono i live? Scusa Stefano, che periodo risalgono i live? Periodi diversi. Non abbiamo voluto fotografare un periodo particolare. Domanda di Fabio Santini. Ciao. Senti, i dischi che escono... No, chiunque mi voglia rispondere. Negli ultimi tempi hanno una standardizzazione di suono, no? Che probabilmente è imposta dal passaggio radiofonico, da queste menate pazzesche. Ora, voglio dire questo, Sandro, tu hai fatto dei dischi che hanno cambiato i suoni. Il mio canto libero cambiò il suono della musica italiana. Come Profondo il mare cambiò il suono. Ecco. In che misura è stato portato rispetto a questa cosa nel momento in cui è stata fatta un riprocesso di tutto il lavoro, prendendo gli originali, no? I master, no? Ecco, perché se tu vai a sentire per esempio i prodotti in 4K dei Beatles, hanno cambiato suono. Sì. Ecco, questa è una cosa che mi fa incazzare come una iena, perché lì c'era il documento di una rivoluzione che adesso non c'è più, non ci deve essere più, perché la radio ti chiede quel suono. Ecco, io volevo capire in questo senso. Poi una domanda a cui mi risponderai, Sandro, dopo, e cosa pensi della reunion dei decibel, ma ne parliamo dopo. Va bene, quella è un'altra cosa. Esatto. No, posso inserirmi su questa cosa qui che tu dici sui Beatles? Poi ovviamente sentirete questo lavoro di remasterizzazione che, come quello di Battisti, parte comunque dai master originali. No, ci fu sui Beatles una polemica a cui io posso anche aderire, che è quella di tenere un rapporto suono rumore molto alto, perché la radio, quindi si perdono i dettagli, no? E questo vuol dire non c'è il rapporto forte-piano, è questo che è il problema. Posso parlare di quello che ho sentito di questa? Mi pare che su questo non ci sia assolutamente una scelta del genere, che all'epoca fu una scelta che partiva dagli Abbey Road Studios con tutta una serie di questioni, quindi mi sembra che sia non siamo su questo versante qui. La compressione e poi la... No? Avete lavorato sui master? Sui master no, fondamentalmente utilizzando, andandoli a pulire. Indubbiamente a livello proprio di purezza di suono, oggi ci sono degli outboard che sono in grado, anzi semmai, di tirar fuori le cose. Sì, i dettagli. Posso dirti, io ho sentito bene i masters di Battisti, il rapporto appunto suono-rumore è molto interessante. Sui Beatles sono d'accordo con te. Però io sono indietro, diciamo. Ma guarda, intanto andiamoci chiaro, il suono è comunicazione, uguale a un testo, uguale a una musica, uguale a un sogno, uguale a una cosa. Io voglio dire un'ulteriore cosa qui, ho promesso a Paolo Maiorino, che mi disliga di tanto, eccetera, eccetera, e ho promesso che diceva una cosa che non sa probabilmente nessuno. Questi 4 dischi, no, a parte il live, che ci fregarono scappando da Bologna, che pioveva, non registravo male, il live è una, come le luci del live erano lo spettacolo più oscuro della storia del rock, che è stato masterizzato, delle cose. Così c'era un'oscurità anche sonora, perché noi prendemmo la Manor, grande casa di studi inglese, la quale però ci mollò a Bologna perché era l'ultima data e dopo dovevano andare in Francia a registrare un'altra cosa. Però io voglio dire una cosa su Lucio, che non sa, credo, nessuno. Cioè l'abbiamo fatta, è avvenuta in un fatto tecnico e di conseguenza sonoro. Le voci di Lucio, dei dischi che ho fatto io, perlomeno, gli altri non li so perché non c'erano, erano registrate col Dolby e missate senza, sulla sua voce. Questo crea un suono che è simile a quello dei, come si chiama, il batterista del gruppo inglese,
Yes. Che è una specie di non è quello lì, perché come fai anche dopo, no? Ecco. Però è una specie di chorus che dava questo questa cosa venne nelle prove, perché noi registravamo su due registratori, uno a destra e uno a sinistra, uno con Dolby e l'altro senza. Quando io, per errore, fu usato quello senza Dolby, venne fuori una presenza di Lucio che ti cantava negli orecchi, non capito? Più comunicazione di così, te lo dico. A proposito, c'è un'altra domanda di Santini. No, magari volevo chiederla a Ron questo. Parlando con Lucio, ebbe l'impressione, Ron, che dopo un po' di anni lui voleva un po' prendere le distanze, non so in che maniera, no? Forse filosofica, chissà, da quei tre dischi, no? Cioè Come profondo il mare, Lucio Dalla, sembrava che volesse veramente attuare un cambiamento, un qualcosa di... non che annullasse quello che ha fatto, ma che lo mettesse completamente in discussione. Può darsi, cioè, basta vedere però tutta la storia di Lucio, la discografia di Lucio. Cioè, lui quando sentì Attento al lupo a casa mia, disse, beh, questa se me la dai vendiamo 1 milione di copie. È sempre il solito, sai, io ne ho vendute 1,5 milioni. Ma la cosa è che andò da un'altra parte completamente, no? Con una canzone così. E la gente, il suo pubblico, si incavolò anche un po'. E lui se la prese anche un po', e l'anno dopo scrisse Enna, che era un disco meraviglioso, però totalmente diverso. No, non di primo impatto, ma infatti lui lo volle così apposta, per dare uno spintone indietro ad Attenti al lupo, giustamente, perché cercava di stare sempre avanti e mai stare vicino a quello che aveva dietro. Lapidario, tu hai detto cercava di cambiare, ma come si chiamava il disco di Attenti al lupo? Cambio si chiamava. Allora c'era, ecco, aveva ragione che un po' di pubblico non andò bene, perché tu di Dalla compri, scusate, io sono un po' appassionato, anche logorroico. Tu compri, ricordati che i tempi stringono, Sandro. Compri un disco di Dalla che si chiama Cambio, e siccome diciamo c'è una bella, per Lucio avevamo trovato effettivamente, dico avevamo perché alla fine ci siamo talmente loro, poi il gruppo è diventato un estate, cioè tutto quello che doveva avvenire è accaduto, tu hai fatto successo con me, hai fatto successo con me, cioè con l'etichetta, siamo andati bene, eccetera, eccetera. Chiaramente si è proseguito su una linea che era difficile abbandonare, perché era linea, poi nessuno ti rompeva le palle, diciamo la verità, chi è che andava a fare arrangiamenti e cose di questo genere qui? Pippo, a quando mai? Solo lui poteva farlo, solo lui. E si chiamava Cambio, e secondo me, che io in quel caso non c'entravo, io anch'io l'ho preso un po' come un tradimento, devo dire la verità. Capito? No, ma forse non hai capito. Perché secondo me quel pezzo lì era così forte. Noi ne avemmo un altro di pezzo che non volevamo promuovere e che si chiamava Balla Balla Ballerino. E abbiamo detto, noi abbiamo pregato le radio di non trasmetterlo. Hanno trasmesso solo quello, disgraziato. Perché allora non c'erano quegli accordi, adesso trasmessi questo. Con quel jingle lì che era come era uguale, è un jingle, per cui tutte le radio trasmissero solo quello, tralasciando a pezzi ben più, no? Per noi. La comunicazione anche radiofonica è questa. Vediamo se ci sono altre domande dalla sala. Ci sono altre domande? Sì, ecco. Zeppieri, aspetta un attimo che ti porto il microfono. Grazie, un'osservazione e una curiosità. L'osservazione è che, se non ho visto male, nei titoli di coda del video c'è scritto copyright Sony 1970. Immagino sia un errore, perché non credo che potesse avere 7 anni prima
Sarà un errore, ovviamente. E poi a Colombini, che era in studio, e a Roma, svelateci, perché per anni io sono stato sicuro che quello di Come profondo il mare è il fischio di Lucio Dalla. Poi ho letto da qualche parte, credo su Wikipedia, che in realtà è un computer, un sintetizzatore. Qual è la verità? Scusa, io mi invado, avete pazienza, ma allora, questo ve la devo dire, perché c'è un ARP che ho suonato io, l'unica cosa che ho suonato nella mia vita, non ho mai suonato, non sono un musicista, cioè, allora, dentro lì, lui che aveva... Sandro, il microfono, per favore. Cazzo, c'è davanti. Un refrain oggi questo, ho deciso di puntarti. Tra poco ti espello, eh. Così, vabbè, come se fossi un cantante. Dai, come, allora, quella cosa lì, erano tutti occupati a fare cose, perché noi facevamo cose in diretta, attenzione, non c'erano i computer, tic-tac, i click nella batteria, e io feci di poi mamma mia, un aroma, ha portato lui. Allora, e lì in effetti c'è fischio e ARP, che era un computer, diciamo, non molto usato, perché faceva appunto dei fischi. Altre domande? Sì, c'è quella di Massimo Iondini. Una domanda forse per te, Ron, nel senso che il cucciolo Alfredo si è detto alcune volte, ma la cosa non è certa, che Lucio sia rimasto molto segnato dagli incidenti che ci furono a marzo di quell'anno, che portarono poi alla morte di Francesco Lorusso, quello di Autonomia Operaia. Può darsi che questo personaggio della canzone riecheggi un po' in qualche modo quella figura, quei fatti, quell'ambiente, quelle circostanze? Non c'è dubbio, perché Lucio, mi ricordo che arrivarono i carri armati a Bologna e Lucio era impauritissimo, veramente. E io invece ho detto, ma guarda i carri armati, ma è scemo, ma guarda i carri armati, caspita, questa roba è una cosa seria, ed è cielo, ho capito, però Lucio rimase veramente molto molto segnato da questa cosa. Per cui sono sicuro che c'è anche quel risvolto. Sì. Un attimo, Simone Sacco. Il disco è bellissimo ed è inutile aggiungerlo ancora una volta. Pensate che sia stato anche seminale, formativo per altri artisti? Perché io, a parte il caso dei Tiro Mancino, quando c'era ancora Sinigalli in formazione, non ho trovato all'interno della musica italiana tentativi di replicare quel tipo di sound, di emozioni. Grazie. Ma credo che l'abbia fatto anche, come si chiama quel gruppo italiano, anche Tiro Mancino, c'è un gruppo italiano così abbastanza alternativo che l'ha fatto. Ah, possibile di Avion Travel? Sì, su un altro versante, credo. Sì, ma anche comunque c'è anche Bersani che ci sono moltissimi cantautori che sono musicisti che sono figli di questo disco e dei successivi. È chiaro che replicare l'energia, il talento di Dalla è impossibile, grazie al cielo, così come è difficile pensare a un Lucio Battisti che qualcuno replica pensate a Anima Latina, che prima è stato il punto di riferimento di tanti che fanno adesso da Dente a Brunori musica. Cioè è vero che ci sono dei ragazzi, a me viene in mente appunto Disperato Erotico Stomp, è stato ripreso da molti, ma questo disco è talmente magmatico, ci sono canzoni, l'avete anche visto nel video, talmente diverse, talmente vaste, che la varietà che questo disco porta, più ancora di quelli che arrivano dopo, non è replicabile, perché è un universo, è unico, questo. È un universo. Poi è successo che alcune cose di questo disco, Disperato Erotico Stomp, Quale Allegria, che è una, come diceva Ron, una ballada formidabile, anche Come Profondo il Mare, finiscano per infettare altri musicisti. Ma sono più le canzoni che il disco, secondo me. Più i singoli episodi, perché il disco è veramente vastissimo. Ci si perde, è profondo come il mare. È una cosa straordinaria,
e opere vaste esisteranno sempre anche dopo e prima di Dalla. Così è molto difficile, grazie al cielo non si può replicare. Ovviamente Colombini, no, 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 ti prego, non dare la parola a Colombini. Ci sono altre domande dalla sala? No, oppure facciamo l'ultimo giro, che c'è un video molto importante da vedere. Così, e facciamo dire qualcosa anche a Michele, no, magari. 5 prima secondi, di... scusate. Sì, siamo già 3 secondi. Io dico che per scrivere Com'è profondo il mare bisogna andare via, uscire di notte. Ogni tanto Dalla si alzava e non dormiva, e usciva, no? Bisogna avere visto i linotipisti, insomma, che ancora c'è qualcuno che dice ma chi sono i linotipisti? Bisogna prendere... ecco, allora, è difficile ripetere neanche al 10%. Io non ho mai sentito... Ma scusa, niente. Ma secondo voi una canzone come Caruso, voglio dire, chi può cantarla? A mio avviso, con tutto l'amore e rispetto che ho per Pavarotti, ma neanche lui è riuscito a fare una traduzione così forte come quella di Lucio, perché Lucio ha messo tutta la sua passione, Pavarotti ha messo la sua voce, diverso. Certo, pensate anche a Nemarco, al modo in cui racconta quella storia, quasi cinematografica. Michele, questi dischi replicano. No, aggiunge qualcosa, senza che voglio dire, io credo che se c'è una cosa che vorrei dire, che tutto il lavoro fatto insieme a Lucio e non solo insieme a Lucio, insieme a tutti gli altri, ai suoi musicisti, ai collaboratori, a Colombini e poi anche altri produttori, è stato sempre di grande semplicità e anche facilità, pur essendo Dalla un uomo complicato e problematico, perché quando Rosolino parla di litigi, cioè non è che con Dalla non è che si litigasse, ma insomma Lucio aveva un carattere piuttosto forte, cioè determinato su quello che faceva, e mi pare che i risultati si sono visti, perché solo se un artista ha una testa come Lucio Dalla, e questa è la cosa che vorrei dire, cioè Dalla secondo me rimane unico soprattutto per le sue capacità intellettuali oltre che vocali e musicali. Per il resto abbiamo lavorato insieme, ci siamo scannati, scazzati, ma per arrivare sempre a risultati importanti, anche perché poi è stata sempre anche la sua genialità a farci fare delle promozioni diverse, il suo voler sempre sparigliare, andare con una scarpa gialla e una rossa, è stato molto importante, quindi la vera guida è stata sempre lui. Io l'ho seguito, ho cercato di rispettare le sue volontà, ma il grande condottiero è stato sempre lui. Io ho avuto il culo in certe situazioni di trovare delle occasioni importanti che lui ha sfruttato al massimo. Grazie. Potrebbe essere un altro. Ci sono le ultime due domande dalla sala. Fabio Ricci e poi Daniele Rossignoli. Bello, è un attimo chiuso. Ciao, mi sembra che non sia uscita una cosa di Lucio. Si è parlato tanto, e qui lo faccio soprattutto a Roll, che l'ha conosciuto molto bene. Tanto di lui come musicista, ma poco di lui come persona molto mistica. Perché nelle sue canzoni non c'era solo musica, c'erano immagini, c'era mistica. A me disse delle cose in un'intervista che ce l'ho ancora nel cuore. Non trovate che manchi questo lato? Ma bisogna vedere quanto si ha la voglia di parlarne, voglio dire, assolutamente sì, Lucio aveva un suo credo e anche molto forte, mi ricordo, però anche lì era lui a decidere quando doveva in qualche modo distaccarsi. Mi ricordo che quando andava in chiesa il sacerdote magari faceva un'omelia stupida, e Lucio usciva e non continuava più a sentire la messa. Insomma, non, Lucio era uno giusto, per cui non era uno tutto casa e chiesa, era un uomo profondamente speciale anche nello spirito. Bene, no, bene. L'ultima domanda, Daniele Rossignoli, poi domanda. Andiamo a chiudere. Essendo l'ultima domanda, vorrei tornare un po' agli origini, cioè alla serie televisiva di Sky. Quindi regista sia... Sì. Vorrei capire come mai in questi magnifici sette manchi un ottavo, Lucio Battisti. Adesso questo dobbiamo chiederlo
ovviamente perché è tutto proprietà Rai. Prego, no, è proprietà Rai. Ma semplicemente penso che lo micro. Allora, c'è ovviamente un problema di gestione dei diritti. Era nella nostra, come dire, nei nostri magnifici sette c'era, però poi un po' la scelta è stata dettata dalla disponibilità dei master, dalla disponibilità degli ospiti, dalla disponibilità dei diritti. La risposta è molto semplice. E chi sono i sette? Sette sono nella carta stampa. Comunque sono Guccini, De André, Graziani, Gaber e Gaetano. Va bene, allora io direi che noi qui abbiamo...